Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui in questo episodio numero 2 di Abandon Ship, anche se in realtà è più o meno il primo perché siamo ancora nel tutorial, non è successo granché, se non che ci ha spiegato come funzionano le varie cose, tipo la nave, i combattimenti, eccetera, eccetera. Stavo guardando, mi sono spostato la webcam perché probabilmente qui è più comodo che non laggiù dove ero la scorsa volta. Perché copriva quell'affare là, che non so se mi serve, però là ci sono tutte le informazioni sulla nave, quindi forse è meglio qua. Vediamo, poi vedremo se per caso ha senso oppure no. Niente, allora, adesso possiamo andarcene passando dal gate. Ok, quindi noi eravamo qua all'inizio. C'è un botto di roba, ma ci sono altri... fichissimo, mi piace tantissimo! Basta, ne voglio di più, voglio di più, voglio di più! Comunque... Questa è la mappa del mondo, mostra tutte le aree che esplora, puoi esplorare. Viaggiare ti richiede delle provviste. Clicca su un altro posto per andare. Allora, qua non abbiamo scoperto niente. Ci chiederà 25 pesci, ne abbiamo 75, quindi... Oh, abbiamo sbloccato un achievement. I can sing clearly now. Annunci alla ciurma che hai bisogno di approdare e non sono disturbati. No. Take stock, boh. No, di ritirati e non essere disturbato. Nella cabina del capitano trovi dei vestiti puliti, probabilmente che appartenevano all'occupante precedente prima che il culto rubasse la loro nave. La sua nave. È bello essere di nuovo negli abiti cerimoniali. No, essere fuori dagli abiti cerimoniali. Le metti con accuratezza via, sapendo che potrebbero ancora esserti di uso. Osservati lo specchio. Qua c'è la character creation. Allora, come ci chiamiamo? Ci chiamiamo Mazzetes, ovvio. Siamo un maschietto. Vediamo una femminuccia com'è. Scusami, è una femminuccia questa? Da che parte lo vedi? Mi sembra solo un maschio più magro e con meno barba. Vecchio o giovane? Scusa, quella è una femmina vecchia? Femmina giovane cos'è? Ha solo i capelli di colore diverso. Ma non sembra una donna, scusami. No, facciamoci giovincello, ci sta. Skin tone. Ci sta un po' più scuro, siamo sulle navi e portate. Cioè, una buona protezione contro la melanina, contro il sole è importante, un po' di melanina in più non ci fa male. You have a severed one. Once devotion to father was all the future you needed. Now something has changed. You are no longer an unquestioning crucial part of the whole. No, you are severed and free. Ok, quindi dice che niente, quello che è il nostro background. You can edit your name in the crew management menu. Ok, quindi possiamo cambiare nome sempre. You don't even recognize the face looking back at you. Who are? Where? You? All you're certain of is that your past was stolen away by a being you know as father. Non ti riconosci neanche quando guardi allo specchio. Chi sei? Chi eri? Tutto ciò di cui sei certo è che il tuo passato è stato rubato da un essere che è conosciuto come padre. Some spark within you pierced the fog of your blind devotion. Now you must kindle it. If you're to have any chance of remaking yourself, then the hunt for answers and revenge can begin. Ok. Ora possiamo tornare a essere noi stessi e cercare risposte. You re-emerge onto the deck, and the crew snap to attention. We may have escaped, you begin, but we are not yet safe. We must take port, then go our separate ways. It's me, thereafter. You return to your cabin and slump into a chair. Moments later, a strong undercurrent of exhaustion pulls you into a deep sleep. Risali sul ponte e
parli alla ciurma e dici non siamo ancora salvi, dobbiamo fare, cioè dobbiamo approdare e poi separarci perché stanno inseguendo me e non voi. Ritorni alla cabina e ti siedi su una sedia, ma un attimo dopo la fatica ti fa addormentare. Ah, quindi questi siamo noi addormentati dietro la scrivania, che ridere. Still loved and always in his thoughts. You were the first. But he knew something with you had changed. Thus, you were marginalized, became a symbolic icon with no real power. You didn't care. Something in you was gaining strength. Little by little the fog was clearing. Quindi vuol dire che eravamo all'inizio i più amati da questo father, ma si è reso conto che qualcosa era cambiato in noi, quindi ci hanno emarginato e siamo rimasti una figura simbolica ma senza alcun potere. Ma non ce ne siamo mai preoccupati molto perché qualcosa stava guadagnando forza in noi e la nebbia si stava andando via, stava svanendo. A sharp knock on your door snaps you awake. Moments later, you stride back on deck to issue commands. The cold fortress is far from inhabited lands. We'll need to navigate through open waters before we can find a port. Ok, ci bussano e ci svegliamo e dopo saliamo sul ponte per dare comandi. Diciamo che la fortezza del culto era molto lontana dalle terre abitate, quindi dobbiamo navigare per molto tempo in acque aperte prima di trovare un porto. Allora, clicchiamo su questo per vedere la nostra nave, quindi bisogna salire a bordo. Ok, questo ci permette di cambiare i setting del combattimento. Allora, intanto questi li disattivo momentaneamente, poi vediamo cosa fare. Premi un bottone per selezionare come range predefinito. Io farei questo qua, una discreta distanza. Anche perché non siamo forti in abbordaggio, siamo forti con il cannoniere e con riparazione. Ok, se gli salvi una posizione loro saranno sempre in quel punto là. Quindi metti nel posto più ottimale e premi la barra, cioè il bottone, per salvare la posizione. Allora io direi che tu stai qua e tu stai qua, va bene. Perché lui ripara. Se hai bisogno di farli tornare alla posizione salvata, basta premere questo pulsante. Ok. Ok, questo è per scegliere che lato rivolgere al nemico. Se lo facciamo durante il combattimento dobbiamo avere la maneuver bar piena. Ok, ma a noi conviene in questo momento tenerla così. No, vabbè, siamo completamente uguali da un lato o dall'altro. Adesso non mi ricordo più. No, così. Ok, ma non ce la fa vedere qua. Ritorno alla mappa di esplorazione. Ok, vabbè, tanto abbiamo fatto tutto. Cosa dobbiamo fare adesso? C'è un faro a distanza. Premi il pulsante per vedere dove è locato. Ah, ok, è qui. Ci sarà un porto probabilmente. Lighthouse over surrounding fog of war removed, so they are visible upon map entry. Containing detailed charts of the local area as well as providing a high vantage point, sailing into the event marker next to a lighthouse will remove all remaining fog of war in the map. Ah, ok, quindi se andiamo qua al faro ci svela tutta la mappa, cioè tutto quello che non abbiamo esplorato. E in più ci dice che sono sempre visibili in una mappa perché niente, sono un faro. Ok, quindi torniamo all'esplorazione e andiamo verso il faro, immagino. Dobbiamo continuare a scappare andando via da questa mappa di esplorazione. Troviamo il gate di uscita e svolgiamo gli eventi che ci richiedono per sbloccarlo. Ci dice che se andiamo al faro ci aiuterà di sicuro a risolvere quest'area. Dobbiamo scappare in fretta, ma noi lo faremo.
Non farò così nel nulla, scusate, vediamo un attimo cosa è successo qua. Oh, ok, i denti. Oh, qua c'è della roba, ci sono delle risorse, qua c'è un mostro, probabilmente. Due mostri ci sono. No, un mostro anche qua, qua c'è una zona di pesca, però vicino al mostro. 0,20 su 4, dobbiamo uscire di qua, probabilmente. Ok, quindi, allora, andiamo qua e raccogliamo innanzitutto questa roba qua. Ci dà dei soldini. Allora, abbiamo bisogno di provviste. Io mi terrei. No. Aspetta un attimo. Qua dove. Così come fare? Ci conviene fare il giro largo di qua. Prendere queste due. Su queste tre. E poi vedere un attimo là cosa ci chiede. Quindi allora andiamo in là. Non ho molta intenzione in questo momento di finire in braccio alle grinfie di qualche mostro perché non so come li combatterei. Allora, dovrebbe essere da queste parti che ci sono delle risorse, vero? Ok, qua. 10. Che non so cosa sia quella. 20. Ma 10 mi ripara forse questa roba qua, vabbè, non è che mi servisse in quel momento. Anzi, forse l'ho sprecata. Là c'è un mostro. Ma non voglio combattere in questo momento. Ah, si può passare. Non mi ricordo. Si riesce a passare da qua sotto in modo un po' agevole. Sì, se passo di qua e passo qua in mezzo. Voglio vedere che cosa mi chiede là. Ah, qua c'è un punto esclamativo. Ma è questo il punto esclamativo, il dente. Boh, andiamo a vedere prima all'uscita che cosa ci dice che abbiamo bisogno di fare. Ci dice che dobbiamo fare 4 eventi. Forse dobbiamo distruggere questi mostri più fare dell'altra roba, non so. Probabilmente se non clicchiamo sul mostro non ci attacca in automatico, tipo se andiamo vicino. Oh, forse dobbiamo cliccare proprio sulla zona. Perché le vedi là abbastanza distante, pensavo fosse più pericoloso. Allora, cosa ci dice qua? 0 su 4, ma 0 su 4 cosa? Come faccio a sapere? Proviamo ad andare sul punto esclamativo, magari là ci dice cosa dobbiamo fare. Ah, qua c'è della pesca. Qua è the teeth, il dente, no, i denti. Allora, the teeth. Your early days as a cultist come to mind. Days spent testing the shape and strength of your newfound devotion. Wrecked by his existential doubt, you threw yourself from the pinnacle, like so many acolytes after you, into the rocky waters below. You emerged reborn, ignorant of the legend your rite of passage would become. Coming back to your senses, you notice a body bobbing in the water. Only the most fanatical or sadistic would still force Nephites under their tutelage to prove their love of father for father in this way. Do you wish to investigate? Ah, ok, cioè un tempo era cosa comune per essere ammessi nel culto di lanciarsi da questa roccia in mezzo agli scogli e sopravvivere. E quando riemergevi eri una persona rinata, eccetera, eccetera. C'è un corpo che sta galleggiando nell'acqua. Vogliamo investigare? Ma io voglio andare a vedere, su, vedere cosa succede. Event: The body is clinging to a rock, anger flaring in his eyes. You miss the start of his shouted rant, directed at you. It appears he has assumed you are part of a cult. Ok, ci insulta praticamente perché pensa che siamo del culto. You listen intently to his diatribe, assessing his allegiance. He signed up with his friends. Their leader and his cronies brought them here to test their loyalty. The first of his friends jumped willingly, dying to the sounds of cultist laughter. It was then he realized his mistake. The rest, hesitant and afraid, were pushed. He was the only survivor. You've heard enough. You inform him that you flee the cult, having shed their blood to escape. You promise him that he'll have his own chance for revenge if he swears to serve as part of your crew. He willingly agrees, and you haul him aboard. His desire for vengeance will serve you well. Allora, in pratica, il loro capo li ha portati qua dicendo: ah, no, diventiamo tutti dei cultisti, fichissimi, eccetera, eccetera. Il primo si è lanciato ed è morto malissimo sugli scogli, gli altri sono stati buttati giù, sono stati spinti, no? Con i cultisti che ridevano da morire. E lui si è incavolato, cioè si è reso conto di questa cosa qua, è l'unico che è sopravvissuto e adesso c'è la morte con i cultisti. Noi lo accogliamo tra di noi, però abbiamo un altro cannoniere, quindi adesso vabbè.
E mo? Uno su quattro, quindi vuol dire che dobbiamo tirare giù i tre mostri. Probabilmente sì. Se vado a pescare prima, vediamo cosa succede. Più 15. Vabbè, ok. Cult event spotted. Ah, no, un evento del culto. Cosa? A cult vessel. Ah, no, ok, non è un mostro. È il simbolo del culto. Was spotted in the distance. You have been watching it for signs of intent. You lower the spyglass and wipe it before peering again into the sea haze. Your presence has gone unnoticed. Ok, c'è una nave del culto che non ci ha ancora visti. Vai diretto contro il nemico e ingaggiali. Oppure non deviare dalla tua rotta, ma stai attento se per caso cambiano un minimo di direzione. Io proverei ad attaccarli per vedere com'è un combattimento vero, più che altro. Sperando che non sia uno difficile. Ok, niente. Ci andiamo in combattimento. Allora, vediamo un attimo qua. Allora, come sono messi? Allora, qua mettiamo auto fire, auto fire. No, aspetta. Tu. No, così, ma tu vai da un'altra parte. Tu occupati di questi cannoni. Che è migliore lui. Ah, voi miratela con quei cannoni. Ah, tu che non stai bene, vai a curarti. Per piacere, prima di morirci. Ah, tu ripari benissimo, brava. Aia! Come sono messi loro? Ok, hanno il coso danneggiato. Ma non so le loro vele come sono me, non so niente. Scusami, capitano, vai a curarti tu. Aia, ripara, ripara. Che non siamo messi per niente bene. E riparare anche tu. I cannoni di qua possono aspettare, ma le altre robe no. Stiamo imbarcando acqua, no? Non voglio ricaricarli, voglio ripararli. Come? Perché non mi fa riparare qua, mi fa solo caricare? Ah, forse se vado qua in automatico li ripara. Sì. Aia. No, 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 l'albero. Ragazzi, riparate l'albero. Dai che è quasi a zero il loro scafo. Ce la stiamo cavando bene, anche perché abbiamo due di ciurma in più di loro. Ok, riparate, riparate. Poi tu ripara questi, tu ripara questi. Ok. Lo scafo è stato distrutto. Buono. Ok, ci hanno dato più 20. Visto roba qua. Ok, possiamo uscire dal combattimento, tanto è tutto a posto, no? Ok, allora. Le altre robe da combattere erano qua sotto. Gli altri eventi da affrontare. Ah no, questa rimane danneggiata da una cosa all'altra. Ok, non
ci sono dei pulsanti da tastiera per vedere queste zone, queste robe qua. Oh, andiamo da quello. E poi andiamo in quello laggiù in fondo. Speriamo di non perdere. Ho sbagliato a sprecare quella roba là, non sapendo che mi riparasse lo scafo. Una nave del culto ci sta inseguendo da un po'. È piccola ma leggera e sta lentamente guadagnando terreno. Dal cannocchiale vedi una faccia familiare e il tuo cuore affonda. I genitori di Samuel erano alcuni dei tuoi primi iniziati e quando sono morti per assicurarsi che... No, quando sono morti ti sei assicurato che il loro figlio fosse ben seguito. Anche dopo tutti questi anni ti immagini che lui ti pensa ancora. Sei ancora orgoglioso al ricordo di quando ha comandato per prima la sua prima nave. Non importa che fosse una bagnarola. La stessa nave ti insegue ora. Probabilmente è stata upgradata nel mentre, migliorata. Che cosa cerca? Se, conoscendo Samuel, probabilmente ha delle domande. Rallenti la nave consentendo loro di muoversi, cioè di avvicinarsi. Samuel, no, grazie a te, è sempre stato devoto, quindi non sei sicuro di che cosa direbbe e come convincerlo a partecipare alla tua causa, ma c'è un patto, uno che puoi ancora usare per salvarlo. Guardi come mentre la sua nave si avvicina, con la sua espressione però non è comprensibile. Appena si avvicina, arriva a tiro, non rallenta. È solo in quel momento che realizzi che il tuo sentimentalismo ti è costato caro. Samuel ha solo vendetta nel suo cuore. Probabilmente, pensa che sta redimendo la tua anima. Ti rassegni al fatto di dover combattere. Tirato giù lo scafo per piacere. Non stanno sparando? Oh sì. Stanno riparando, ma non ho ancora ricevuto dei colpi di cannone. Probabilmente li farò affondare allora. Mi spiace per Samuel, ma... Non posso che difendermi. Tanto che mi sono già passati 23 minuti, mi sa che è quasi ora di chiudere. Cioè, nel senso, finiamo questa battaglia e poi chiudiamo, perché... Non c'è modo per velocizzare, no? No. Questo ci permette di scappare, questo ci permette di andare addosso. Lifeboat, questo cos'è? Harpoons, gargoyles o anti-ram upgrade? Ok. Brace for impact. Proviamo ad avvicinarci un po', proviamo ad avvicinarci. Loro anche si allontanano. Ah no, devo impostare il tizio là in automatico in quello, perché altrimenti non lo fa. Non riusciamo ad avvicinarci, proviamo a sparare alle vele.
Vabbè, tanto li abbiamo affondati ormai, quindi. Ok, affondata. Allora, vedi lo sguardo di tradimento negli occhi di Samuel. Non si sarebbe arreso. Non fino a che ti avrebbe fatto pagare per la tua trasgressione. Mentre affonda, il suo sguardo nel volto è. Cioè, dice tutto. Perché? Non ti ricordi neanche di avere una famiglia e le amicizie non erano incoraggiate durante il culto, ma Samuel ti era molto caro. Non puoi stare qui e quando dici alla ciurma di dimenticarsi di, cioè di non saccheggiare la nave, fai fatica a mantenere il tuo tono di voce. Samuel è morto. Cadi in ginocchio, è come una tempesta che ti colpisce nel cervello. E senti una forte e antica intelligenza che emerge da esso. Osservando l'orizzonte vedi un naturale disturbo nell'acqua e si sta avvicinando, veloce. A tutta velocità. Oddio, 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 no, 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 è un mostro, è un mostro. Se questa roba. Aia, ci piglia, ci piglia, ci piglia. Ma direi che questo lo vediamo nel prossimo episodio, perché sennò diventa davvero troppo lungo. Vi auguro una buona giornata e vi invito a lasciare un mi piace o un commento qua sotto, sempre per farmi sapere se questa serie per voi è da continuare oppure no. A me sta divertendo per ora il gioco, ma vedremo un po' anche qual è il vostro responso. Ciao a tutti.